Penso che mia madre avesse ragione. È soltanto quando qualcuno non c'è più che ti rendi conto di quante cose avresti detto. Di quanti baci gli avresti dato. Voi litigate, vi dite di tutto e poi alla fine devo andare dalla nonna e voi ve ne andate in Kenya. Io e tuo padre abbiamo bisogno di stare un po' da soli. Chi ti porti in Kenya? Come chi mi porti in Kenya? Mia moglie. Chi vuoi che mi porti? Ricordati che la famiglia viene sempre prima di tutto. Ogni tanto aggiungo un branco di elefanti, ogni tanto le gazzelle. Continuo a pensarci, come se fosse importante sapere l'ultima cosa che hanno visto prima di schiantarsi con l'aereo. Ma che è? La posta di papà. Tuo padre ti ha parlato di me? Voleva che io te ci conoscessimo. Guarda che Allegra ha un disperato bisogno di qualcuno che si prenda cura di lei. E Federica avrebbe voluto così. Io e Allegra saremmo benissimo insieme. Ciao. Gabriele mi ha baciata. Beh, me lo dici così. Sì, però non stai realmente con uno finché... Finché? Guarda che gli uomini impazziscono ancora per quelle che dicono di no. Non ti lascio più sola. Mi ha detto ti amo. E quando te l'ha detta? Mentre facevamo l'amore. Non è che mi vuoi scaricare? Ogni parola che dico, ogni cazzo di gesto che faccio ti fa stare male. È come se tutta quanta la tua vita dipendesse soltanto da me. Allora non mi ami più. Tutto bene? Sì. E Gabriele, che fai? Tu rimani a cena con noi?